Serata da incubo per il Teens Basket. Il ritorno in campo dei biellesi dopo un mese e mezzo si concretizza in 40 minuti da Tregenda. L'ottava sconfitta consecutiva arriva di conseguenza. Teens doppiato già nel primo quarto e sempre costantemente sotto nel punteggio. Inconsistente in attacco, non abbastanza energico in difesa. Il gap con i torinesi di Cirié, che si impongono 78-55, si è visto bene tanto a livello tecnico quanto a livello fisico. Qualcosa non funziona in casa Teens e lo si nota bene nei time out. In panchina c'era coach Banderè con Cardano costretto a casa dalla positività. Non so come la vuoi affrontare, da dimenticare completamente o da usare come lezione? Da dimenticare, nel senso che di ormai di lezione ne abbiamo prese fin troppe, questa la vogliamo dimenticare, speriamo che con il ritorno del head coach di Marco cambi qualcosa, sinceramente c'è poco da dire, loro più intensi, più squadra, noi più isolamenti, più personalità che vogliono fare tutto, e poco squadra, poca difesa, eh, c'è poco da dire. 8 sconfitte consecutive che potrebbero anche diventare 9 perché a Collegno sarà tutto, tranne che facile. Contro Collegno è diciamo, una delle rocce più dure da scalfire di questo campionato, sarà pressoché impossibile. Ma L'impossibile non c'è nulla, e poi vedremo. Pensiamo a fare un pezzo per volta, a recuperare anche il nostro capitano e cercare di mettere qualche tassello in più per riuscire a far meglio. C'è ecco. qualcosa che salvi? Salvo il pubblico che questa volta era delle grandi occasioni, c'erano un sacco di persone, un sacco di bambini, è stato molto molto bello. Tra le pallide note positive in casa Teens, la buona prestazione di Dotti, uno dei pochi a saper reggere la C-Gold, e la gara coraggiosa del giovanissimo Gianluca Cena. Hai comunque dato un buon contributo nel tempo che hai avuto a disposizione, sì, anche sì. se è una serata terribile. È stata una serata decisamente terribile, purtroppo è un mio semi-esordio perché a settembre mi sono fatto male, ed è circa quattro mesi che sono praticamente fermo. Eh, spero di poter dare di più alla squadra perché è ciò che vorrei dare. So che posso dare molto di più, però sono all'inizio e devo carburare. È stata una bruttissima partita, siamo stati poco attenti, abbiamo dato l'idea di essere una squadra poco amalgamata e dobbiamo giocare molto meglio, con meno palle perse e recuperarne invece di più, mettendoci molto di più in difesa. Come cambiano i vostri obiettivi stagionali? Parlare di playoff adesso è complicato. Parlare di playoff adesso è complicato perché siamo lontani dalla zona playoff, però vogliamo metterci sotto perché la speranza è l'ultima a morire e ci vogliamo sempre provare. Non è una nostra intenzione rimanere ai playoff e proviamo a entrare comunque ai playoff. Ci proveremo e faremo ciò che possiamo fare. Prima del match c'è stata la premiazione di una parte dei 300 bambini coinvolti nel progetto Mini Basket per Tutti, autori del concorso di disegno Mini Basket Natalizio. Un centinaio, quelli che hanno ricevuto in omaggio un kit sportivo e una palla da basket, prima di sfilare sul parquet del forum, applauditi dai genitori.